Buongiorno, mi sono svegliata con una fame allucinante, quindi ora mi lavo i denti e poi corro a prepararmi qualcosa. Allora, questa mattina, visto che il tempo è incerto perché stanotte ha temporalato, e fa freschino anche, io pensavo di organizzarmi la valigia e mi fa ridere perché ero partita dicendo porto poche cose, l'essenziale. Adesso stavo già pensando, porto tre pochette, tre sere, tre pochette, vabbè, adesso vediamo di controllarci un attimo. Poi pranzo a casa e vado da Dani. Quindi ora cerchiamo già, voglio fare tutto il più grosso, così almeno domani finisco di ultimare le ultime cose e poi si parte. Allora, ci ho messo un'ora solo per decidere i costumi e cosa portarmi, diciamo, come copricostume e per il viaggio. Adesso dobbiamo pensare alla sera e ho tirato fuori un'altra ipotetica borsa, quindi che questa è stupenda, ma non l'avevo ancora utilizzata quest'anno. Quindi me l'ero completamente dimenticata. Adesso valuto un po' gli outfit per la sera e vediamo se portare questa, perché in realtà è bella, ma è scomodissima. Allora, sono 3 sere. Io già ho tirato fuori così a caso una, due, tre, quattro, cinque e ne ho un'altra di là, 6 sere. Allora, visto il calo delle temperature, il mio pantalone bianco immancabile lo porterò dietro, solo che sono indecisa se questa o questo arancione che almeno dà un po' di colore, perché sennò tutto uguale. Però anche questa qua ha il suo perché. Adesso ci penso un attimo. Ovviamente questo è il mio vestito preferito e ci sarà. Poi è stra mega pesante come tessuto, quindi tipo se andiamo dovessimo andare a ballare eccetera, non credo di metterlo, però è troppo bello per lasciarlo a casa. Questo è stupendo, ma sono un po' fuori forma e in più sono bianchissima. Quindi o mi strabbronzo o non lo so. Però è bellissimo. Comunque io super proud perché c'è pochissima roba, solo lo stretto necessario, indispensabile. Mi mancano solo le pochette, che quelle vabbè, un pochino occupano. E poi ho riscoperto questa. Vediamo se magari se portarmi questa per il mare, per la spiaggia. Allora, ho già preparato la pochette per il mare, quest'anno molto brava, poco e niente. Le ciabattine per il mare, poi ho questa pochettina che mi ha portato la mia amica da Formentera dove metterò dentro il portafoglio, il cellulare, eccetera. Questa che mi porto dentro un costume, cappellino, asciugamano, occhiali da sole, direi top. Ah, e poi mi porto anche un set di asciugamani, cappatoio, eccetera, perché non so se ci siano. Passa, letteralmente quasi finito, devo solo prepararmi proprio la pochette con qualche trucco e le cose del bagno. Well done, anche se ci ho messo tutta la mattinata, ma va bene così, ora vado a prepararmi il pranzo. Oggi, super fortunella, mia mamma ha fatto un sugo con la salsiccia e quindi adesso mi faccio la pasta e ho mangiato un po' di carotine perché avevo fame. E niente, poi dopo mi preparo per andare da Dani. E ho visto le previsioni per Rimini, era meglio non vederle, perché martedì che arriviamo noi da diluvio tutto il giorno. Yeah! Con un bicchiere al tramonto. Nasce così a Monza, il paese di... Ho fatto delle rettifiche alla valigia perché mi ero dimenticata tipo il pigiama, qualcosa di easy per stare anche in casa prima di uscire, se mangiamo magari anche lì, non so, in base ai programmi. Le lenzuola e gli asciugamani, ci ha detto il nostro amico che ci sono, almeno su Booking c'è scritto così, quindi mi porto giusto un asciugamano in più per emergenza e per i capelli. E niente, adesso sto andando da Dani. E that's it. No, prima sembrava di più il naso di una strega. Sottile e allungato. Oddio, sembra una strega! Mentre io mi recupero la puntata di How I Met Your Mother, The Big Bang Theory, perché mi ero addormentata l'ultima volta, Dani è andato a farmi popcorn. Popcorn. Quello è il mio posto. Torno a casa, volevo andare anche a fare due passi, ma ha già piovuto, ma non vorrei che piova ancora. Quindi adesso valuto un attimo. Dani sta facendo qualcosa che non mi piace. Sta pulendo
camminando su una trave. Eccomi arrivata a casina, ho chiamato la mia nonnina per sapere come stava e adesso, siccome non ho per niente fame, chissà perché, mi vado a fare una doccia e poi vediamo se mi viene un certo languorino, se no mi mangerò un po' di yogurt. La cittadinanza agli stranieri, gli azzurri, sì. Bella l'estate, però io non vedevo l'ora di tornare alle mie tisanine calde, anche se è un po' troppo presto, però stasera c'era il clima ideale. Adesso vado giù che stavo finendo di sistemare un po' le cose della valigia, ma è arrivata mia nipote a salutarmi che domani parte per la montagna, quindi scendiamo. Allora, mia nipote è venuta a flexare i suoi nuovi scarponcini da montagna che domani parte, mi fa spaccare. E niente, io adesso ho finito di ultimare la valigia, che è lì, pronta. E che dire, c'è stato tutto. Però in realtà ho strariempito la borsa della spiaggia perché alcune cose non mi ci stavano. In realtà io non lo so, volevo fare il borsone perché secondo me il borsone è molto più comodo, cioè ci sta molta 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 più roba, però di fatti così apro la valigia, so già che stavo perdendo. Allora qua sotto è stata forse una scelta ottimale, comunque qua sotto c'è la roba della spiaggia nei miei vari borsettini rosa, poi ho le robe per uscire e l'asciugamano, perché alla fine ho portato solo un asciugamano. Qui ho le due pochette, una minigonna di jeans e la mia giacchettina di jeans, e poi qui ho il pigiama, l'intimo e le magliettine, tipo le canottierine più corte, cioè insomma per sia per emergenza, per averne qualcuno in più, e sia anche quelle che poi userò alla sera. Quindi in realtà dai, sono abbastanza soddisfatta. Ora Dani mi ha dato il nuovo libro che avevamo preso insieme, ne abbiamo presi due di Sally Rooney, avevamo già quello stupendo che mi è piaciuto tantissimo, non mi veniva il titolo, Persone Normali, stupendo, mi è piaciuto tantissimo. Poi abbiamo preso sia Parlare Tra Amici che Dove Sei, Mondo Bello. A me ispirava molto di più questo da portarmi al mare, soprattutto mi ha colpito questa frase qua. Mentre attraversavano il cerchio di fuoco dei 30 anni, si chiedevano se esista davvero al di là un mondo bello in cui sperare. E quindi mi ispirava tanto e porterò questo al mare. Però lo inizio già stasera, così vedo se mi coinvolge, me lo porto dietro, se no in alternativa c'è l'altro che però sta leggendo il Dani, ma dovrebbe finire entro domani, che è parlarne appunto tra amici, e poi uscirà... Ah, tra l'altro Persone Normali è più recente. Ah, non lo sapevo. Vabbè, e comunque poi uscirà, mi sembra ottobre, diceva Dani, quello nuovo, quindi insomma li finiamo tutti entro, prima di prendere insomma quello nuovo. Bene, mi dedico alla lettura e poi vado a nanna, anche perché poi domani devo cercare di svegliarmi presto, di modo da poi andare a letto un po' presto la sera, perché poi alle 4 devo svegliarmi. Quindi io vi saluto, come sempre vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, vi invito a lasciare un like a questo video, qui trovate sempre i miei social e vi ricordo di iscrivervi al mio canale se ancora non avete fatto per non perdervi altri contenuti. Io vi aspetto qui domani, stavo perdendo un po' il filo, ciao!